Buonasera a tutti, voi sapete il tema della serata, no? Le famosi attentati alle Torri Gemelle l'11 settembre, che sono un punto interrogativo grosso, che poi non dico niente perché poi è il tema della serata. E coglievo l'occasione per ricordare anche l'11 settembre del 73, quando c'è stato il golpe in Cile. La serata verrà illustrata da Diego Siracusa, che noi conosciamo già e che noi avevamo presentato due suoi libri in passato. Erano libri che vertevano sulla questione palestinese, no? Ed erano molto interessanti. Peccato che stasera non c'è nessuno, perché sarebbe bene rifarli circolare alla luce di quello che avviene anche in Palestina. Bene, allora, senza indugiare a lungo, mentre venivo in macchina ho ascoltato il telegiornale, oggi è l'11 settembre, la dichiarazione di Obama: siamo più forti che mai, le sue parole, così le ho ascoltate. L'America celebra, anche se, come dire, ogni anno naturalmente in forma ridotta, perché poi si attenua l'emozione iniziale nel corso degli anni. E nella dichiarazione del presidente attuale degli Stati Uniti non c'è nessuna considerazione, e non poteva che essere così. Non so quanto il sistema dell'informazione di massa negli Stati Uniti contrasta la versione ufficiale, non so quanto le organizzazioni che sono nate soprattutto per iniziativa dei parenti delle vittime contrastino la versione ufficiale. Comunque, su tutti i mezzi di informazione voi vedrete stasera e domani c'è la commemorazione senza nessun accenno alla totale insussistenza logica scientifica della versione ufficiale. Ora, io questa conferenza l'ho già fatta in parecchie città, anche in Sicilia, agli studenti e così via. Ultimamente me l'hanno chiesta anche in altre città, e di solito cominciavo con una progressione cronologica, cominciavo con gli antefatti, l'operazione Northwood, e così andavo fino alla fine. Questa volta invece, se mi permettete, rovescio tutto e comincio dalla fine. Vi farò ascoltare due interviste che gettano una luce sinistra su ciò che è successo nel 2001 e che confermano ancora una volta che il nostro sospetto, direi per quanto riguarda me almeno certezze, che si è trattato un attentato cosiddetto sotto falsa bandiera. Cosa sono gli attentati sotto falsa bandiera? Io mi metto una bomba sotto casa mia, accuso il mio nemico e vinco le elezioni. Questo è il punto. Poi devo mobilitare naturalmente tutto il sistema informativo affinché quello che io voglio che passi nell'opinione pubblica sia la versione ufficiale. Mobilitare, arruolare l'opinione pubblica affinché quella diventi la verità. E da quel pretesto organizzare una serie di eventi per cui chi ha promosso quel complotto possa trarne tutti i vantaggi, immediati, di lungo periodo e strategici. Bisogna ricorrere a un inganno. Questa è la tecnica dell'inganno. Guardate, storicamente, io adesso riesploro una pagina dei nostri studi scolastici, il grande inganno è stato il cavallo di Troia. Per vincere la guerra contro Priamo, che cosa hanno inventato? Hanno inventato il cavallo di Troia. Ma nel momento in cui inventano il cavallo di Troia e lo riempiono dei grandi guerrieri greci, ci vuole qualcuno che comunichi, che distragga l'attenzione, che non faccia capire che quel cavallo di Troia serve per entrare nella città e conquistarla. E allora, se vi ricordate, c'era un greco che si chiamava Sinone, che aveva il compito di dire ai troiani: no, guardate che questo cavallo di Troia è stato costruito come ringraziamento agli dei, perché la città non è stata conquistata e gli eroi achei, i greci, se ne sono andati. Poi ci sono stati coloro, e siamo noi, Cassandra, Laoconte, che ha detto: no, guai a voi se porterete il cavallo di Troia dentro Troia, perché lì è un inganno, state attenti. Ebbene, cosa ha prevalso? Ha prevalso il mezzo di comunicazione di massa, che era il greco Sinone.
Questo è stato il veicolo. Ecco, nel caso che vi ho citato della mitologia, o comunque non solo mitologia, perché anche storia, perché io sono stato a Troia in Turchia, la città esiste per davvero, poi c'è stata la leggenda, la memoria orale e così via, ma quell'inganno della nostra poesia epica è paro paro simile all'inganno che abbiamo subito con la questione del museo. Io adesso vi farò ascoltare due interviste che non sono comparse sui quotidiani né sulle televisioni nazionali. Quindi il sistema dell'informazione è strategico per poter far funzionare un sistema di complotto sotto falsa bandiera. E per poter funzionare devono essere giornali amici, redattori, giornalisti, e se qualcuno va fuori strada viene licenziato a monito. Questo è il discorso. Quando presentai il libro di Alan Hart e vi parlai del suicidio di Forrestal, quel giornalista che si chiama Martin, che ha fatto un sito dove dice guardate quella versione non sta in piedi, è stato licenziato dal suo giornale. Perché non bisogna parlare, perché si sa, anche se non ci sono le prove giudiziarie, che sono stati i sionisti a prendere Forrestal, a buttarlo dal 13° piano, perché era l'unico nell'amministrazione americana che si opponeva alla spartizione della Palestina, ovvero alla risoluzione numero 181 delle Nazioni Unite che nel 1947 la spartì, dicendo state attenti che succederà questo, questo e questo, puntualmente, esattamente, profeta di quello che sarebbe successo. Questo è il discorso. Quindi c'è qualcosa di simmetrico, preciso, cartesiano, matematico in tutto quello che noi da anni andiamo dicendo, purtroppo inascoltati. Bene, vediamo questa intervista al generale Wesley Clark. Come ho messo? Ah, ecco. Al generale Wesley Clark, che subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle fa delle incredibili affermazioni. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me, and one of the generals called me and he said, sir, you got to come in, you got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no, he says, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq? Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. È molto chiaro. Dice una decina di giorni dopo l'11 settembre. Dice vado al Pentagono, vado a trovare i miei amici. Notate bene che si tratta di un generale in pensione. Quando sono in pensione parlano. Perché finché non sono in pensione naturalmente hanno paura delle minacce, delle intimidazioni, dei mancati avanzamenti di carriera. Un po' come è successo a Jimmy Carter. Jimmy Carter finché era presidente era un presidente come tutti gli altri. Quando poi, dopo alcuni anni, è diventato di quel gruppo di elders, gli anziani, un saggio, fa parte di questo gruppo di 10 personalità, tra cui alcuni premi Nobel, che lavorano per la pace. Infatti Jimmy Carter è schieratissimo con la causa palestinese e viene avversato, insultato, offeso, minacciato dai sionisti, dagli ebrei sionisti, che sono ebrei. Che cosa ci dice? Ci dice che lui viene chiamato e dice guarda, se dobbiamo andare a fare la guerra all'Iraq. Dice ma perché? Dice non lo so. Ma c'è forse un collegamento tra Saddam e Al-Qaeda? Dice, no, dobbiamo combattere i terroristi, però vedi qui c'è una direttiva, dice dobbiamo sovvertire 7 paesi, 7 countries in 5 years.
in 5 anni. E tutto questo avverrà precisamente. Cominciano le cosiddette primavere arabe, che primavere non erano, erano degli inverni quelli. In realtà si è sfruttato un legittimo dissenso, un legittimo disagio per indirizzarlo in un'altra direzione. Questa è la verità. Ed è stata la stessa cosa che è successa in Siria, dove si è partiti da una protesta giusta di un regime che era ereditario, che non era certo un regime, come dire, democratico, però era un regime laico. Il partito Baas non era un partito confessionale, ma era un partito laico. Ora, voi conoscete Padre Haddad, io l'altro giorno ero a Roma, vado sempre a trovarlo nella chiesa di Santa Maria in Cosmedi. Enrico si ricorda quando è venuto a Biella, ha fatto una descrizione chiara. Dice: là non c'è la Sharia. Le donne vestono senza velo, se vogliono mettersi velo se lo mettono, altrimenti vestono all'occidentale. Noi abbiamo un rapporto di solidarietà, di tolleranza tra le varie religioni, armeni, greco-melchiti, cattolici, ortodossi, ebrei, perché c'è anche una comunità ebraica naturalmente sempre meno numerosa, musulmani, sunniti, sciiti e così via. Quindi c'è una tolleranza religiosa, la convivenza pacifica delle religioni. Ma aggiungo che la Siria, per esempio, non ha un debito estero e ha una banca nazionale. Questa è una forza del popolo. Non è ricattabile. Ebbene, dopo questi primi sommovimenti in Siria, Assad, che non era uno stupido, ha capito che era un campanello d'allarme. Hanno modificato con un referendum la Costituzione, l'articolo 7, che introduce il multipartitismo. Non più l'egemonia del partito Baas, ma il multipartitismo. Oggi il ministro come dire, dei rapporti con le altre religioni è un ministro che fa parte dell'opposizione, di un'opposizione che collabora pur avendo la sua distinzione. Coloro che invece hanno deciso di fare la guerriglia, la guerra, sono coloro che sono stati addestrati dagli Stati Uniti, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi, dalla Turchia e da Israele. Questi sono i 6 paesi. Tant'è vero che l'ISIS non colpisce mai Israele. Poi vi mostrerò le foto di come Netanyahu va addirittura a trovare i feriti terroristi che vengono accolti ai confini con la Siria, curati e rimandati a combattere perché devono sfasciare la Siria, che è il secondo paese dopo l'Iraq, che ormai è decomposto, che era contrapposto militarmente a Israele. Questo è il piano strategico. La conferma di quello che vi sto dicendo mi è arrivata pochi mesi fa dal ministro, dall'ex ministro degli esteri francesi, francese Roland Dumas, in una intervista alla televisione francese, non ripresa da nessuna televisione occidentale, nemmeno dalla nostra. Guardate che cosa dice Roland Dumas in questa intervista. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué en me sollicitant qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça à cette. J'ai évidemment dit le contraire, j'ai dit, moi je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, Dans quel organisée. but? Hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Dans le Bachar, c'était but, quoi le je vais vous but, dire, la finalité? dans le but très simple, mais le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit, on essaiera de s'entendre avec le ministre, le Premier ministre, et avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Quindi cosa dice Roland Dumas? Dice: io sono stato ministro degli esteri francese, vado al Foreign Office a Londra, incontro degli amici che conoscevo e questi mi informano, una cosa che lui non sapeva, ci stiamo facendo una cosa in Siria, dobbiamo sovvertire il regime. Ma perché? Infatti gli chiede qual è il motivo. Il motivo è che bisogna sovvertire la Siria perché è lo Stato contro Israele.
Questa è la storia. Quindi ha detto con estrema chiarezza quello che doveva succedere e che poi è successo. Qualcuno conosce questo video, qualcuno conosce queste immagini, l'avete visto in televisione sui giornali? No. No. Ecco, io posso un direttore di una rete televisiva, primo, secondo, terzo canale, io persona onesta, diciamo, che crede nelle informazioni, nel dovere della verità, io avrei preso questo documento e lo avrei trasmesso in prima serata, urbi e torbi, e avrei chiamato anche il ministro, l'ex ministro francese Roland Dumas. Nessuno lo fa. Voi pensate che alla Farnesina nessuno conosca questo file, questo video che noi tutti possiamo vedere su YouTube? Come l'ho visto io, lo potete vedere voi. C'è stato il ministro degli esteri Gentiloni, Matteuccio Renzi, chiamiamolo così, sciocco com'è, ecco, che ha posto questa questione all'ordine del giorno. Vogliamo sapere che cosa realmente c'è dietro, visto che noi oggi dobbiamo gestire la questione dei profughi. Penso che ne abbia diritto l'Italia, no? I comuni. Io sono di Biella, noi abbiamo più di 100 persone che sono a carico del comune che devono gestire, no, la vita di queste persone. Dobbiamo solo parlare dell'articolo 2 della legge sul Senato, del Jobs Act, come se la politica estera fosse una cosa lontana. Ma lontana non è, visto che tutti i giorni in prima pagina su tutti i giornali si parla dell'Italia e di altri paesi, di comuni piccoli anche, che devono ospitare tutti questi rifugiati. Ma c'è stato qualcuno che abbia detto al Presidente Obama: questa è colpa tua, o a Israele, o al Qatar, o all'Arabia Saudita, questo l'avete creato voi? C'è stato qualcuno? Non c'è stato nessuno. Questa è la cosa terribile, vi ripeto, terribile, che ci disagia, ci lascia veramente amareggiati, impotenti. Vuol dire che c'è una carta terribile che domina tutto questo, un'autocensura, una paura, soprattutto da parte di una codardia che domina soprattutto la classe politica. Questi non osano dire la verità. Questa è la verità, che nessuno può nascondere. E allora ritorniamo all'intervista del generale Wesley Clark. Qual era il progetto dell'11 settembre? Il progetto dell'11 settembre nasce, come in questo caso dice addirittura Roland Dumas, la cosa era già stata pensata, consulta, pianificata già prima. Quindi non era una cosa improvvisata, è una cosa di lungo periodo. Bene, perché avviene questo fatto? Allora, devo dire che il sistema dell'informazione sull'11 settembre nell'immediato ha funzionato con grande efficacia. Con grande efficacia. Perché credo che in tutta la storia umana si tratta dell'episodio, da un punto di vista della comunicazione, più straordinario che sia mai esistito. E tutto il mondo ha assistito in diretta. Io dico sempre che se escludiamo alcune tribù dell'Amazzonia, della Malesia, delle Filippine, tutti l'hanno seguito in diretta. E in altre occasioni io faccio sempre una domanda alle persone che mi guardano e mi ascoltano. Dico sempre la stessa cosa: quanti furono gli edifici crollati al suolo a New York l'11 settembre del 2001? Quanti furono? Tre. Chi dice un numero diverso? In altre realtà, per esempio 3 anni fa, ero in Sicilia, nella mia città, i presidi organizzarono un convegno e c'erano 96 persone, tutti studenti più i professori. Quando feci questa domanda, solo 2 o 3 dissero 3, poi 4, 3, 2. Ho detto: ma come mai? Dico, eppure, essendo stata la versione, avendo tutti assistito a questi fatti, la versione dovrebbe essere unica. Perché il terzo edificio, la torre numero 7, è stata lasciata in disparte? Io vi confesso che ho saputo della torre numero 7 nel 2007. E allora mi sono chiesto: ma perché hanno fatto questo sconto a Villare? Allora, se anche la terza torre è stato un danno, perché l'hanno tenuta nascosta? E credo che un po' tutti noi la terza torre non l'abbiamo vista. Eppure lo stesso giorno è caduta, sapete a che ora? Chi lo sa? Sì. Alle 5:20, secondo alcuni 5:25, 5:20 del pomeriggio, senza essere stata minimamente sfiorata. Io dico sempre: neanche da un passerotto.
perché io ho una casa dove c'è una grande vetrata, a volte ci sono dei passerotti che cadono, pensano che sia e muoiono, no? Non c'è stato neanche un passerotto. Allora, se voi andate a vedere in internet, c'è un personaggio che è un grande magistrato italiano, non vi dico il nome per evitare polemiche, mi ha detto stai attento che quello è un agente della Cina. Questo qui gira l'Italia, mi hanno detto che fra pochi giorni sarà vicino Biella, a propagandare la versione ufficiale. E non capisco con quale interesse, no? E addirittura hanno scritto insieme ad altri un libro che mi è arrivato anche in PDF, dove cercano di smontare pezzo per pezzo la versione che noi, persone disinteressate, andiamo sostenendo, perché quella versione sfida, come dicono tutti, le leggi della fisica. Non solo della logica, della fisica. Eppure questo personaggio va a dire che si era sviluppato tra il 28esimo, il 29esimo, il 30esimo piano un incendio che poi fu subito spento dai vigili del fuoco, e che questo incendio aveva minato la resistenza delle strutture portanti, per cui l'edificio è crollato. Guardate caso, la numero 1, la numero 2, la numero 7 cadono tutte allo stesso modo, in vertigo. Ma non cadono, come dicono i tecnici americani, più di 3.000 tecnici, ingegneri e architetti, che si sono riuniti e hanno detto, ma non sono stati. Non cadono con l'effetto cosiddetto pancake, cioè come la torta, no? Dove una fetta cade sull'altra, poi l'altra sull'altra, 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 ma si sfarina. Polvere. Primo fatto. Secondo fatto, il costruttore delle torri gemelle ha detto, ma io ho messo una novantina di blast d'acciaio. L'acciaio fonde a 1800 gradi. Gli aerei che sono andati a sbattere contro le torri gemelle avevano cherosene sviluppa massimo un calore di 800. Quindi non si potevano fondere le colonne portanti di acciaio. Eppure sono state fuse. Tant'è vero che per alcuni mesi, mi pare per 2 mesi, il satellite fotografava il World Trade Center e c'era una massa rossa, come fosse lava, perché ha impiegato molto tempo prima di spegnersi. Tanto è il problema. E qual è l'unico esplosivo capace di ridurre, di liquefare una colonna d'acciaio? La nanotermite. La nanotermite che poi alcuni hanno trovato tra le polveri e che ufficialmente negano, è stata trovata, ed è l'unica che può sciogliere i pilastri d'acciaio che sorreggevano le torri gemelle. Due, non ce ne sono altre. Poi c'è un'altra versione, però questa io ve la dico, ma non ho prove, insomma. L'altra che dice, siccome questi aerei arrivavano a poche centinaia di metri dal mare, quindi dalla terra, a una velocità di quasi 500 nodi, quindi velocissimi, e siccome a quell'altezza la densità dell'aria è massima, c'è il rischio che pezzi dell'aereo saltino, si rompano. Quella velocità deve essere applicata soltanto a 10, 11, 12 mila metri di altezza, dove l'aria è più rarefatta e quindi si può volare in normale. E molti si sono chiesti, anche i piloti, che sono esperti, tecnici, costruttori degli aerei, come è stato, dice, ma che razza di aerei è? Che volavano a quella bassa quota a circa 500 nodi. E anche su questo non abbiamo una risposta. Ma ripeto, la domanda principe è la terza torre. Infatti ho voluto dare il titolo al mio prossimo libro che sto scrivendo, la terza torre. Perché è stata una storia? Perché tutti pensano, io penso che sia la versione giusta, che lì c'era la scena della regina. Da lì partivano i comandi. Infatti lì non è morto nessuno, non c'era nessuno. Mentre sulle torri gemelle sono morte circa 3.000 persone. Altra questione, il Pentagono. Però prima di arrivare al Pentagono, vi voglio dire perché è nato tutto questo. C'è un'affermazione, poi la vedremo, di uno degli ideologi del neoconservatorismo che dice bisogna creare, per imporre il progetto del nuovo secolo americano, qualcosa che abbia la forza di una nuova Pearl Harbor. Cosa fu Pearl Harbor? Pearl Harbor fu l'attacco giapponese alle navi americane ormeggiate nel porto alle Hawaii
che era già a conoscenza degli alti comandi americani. Gli alti comandi americani sapevano che stava accadendo. Allora gli alti comandi cosa dovrebbero fare? Dovrebbero avvisare gli alti comandi che sono alle Hawaii, che state attenti che ci sono dei giapponesi in caccia che vi stanno bombardando, e invece no, non hanno dato la notizia, hanno consentito che quella tragedia si consumasse per poter emozionare tutta l'opinione pubblica americana e giustificare l'ingresso in guerra degli Stati Uniti. Così è stato. E come nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti, che cosa c'entrano con loro? Nulla. Però c'erano interessi strategici, soprattutto nella seconda guerra mondiale, nel momento in cui l'Armata Rossa era attaccata dal nazismo, dai nazisti, e quindi dopo le iniziali sconfitte che costrinsero i sovietici addirittura ad arretrare. Io poi, apro una parentesi, feci un esame all'università qui a Torino sulla storia dell'economia sovietica e vi dico che addirittura i sovietici smontavano le fabbriche intere, le smontavano per ricostruirla 50-100 km più indietro, no? Per poter avere le strutture per produrre carri armati, aerei, armi, munizioni e cose di questo tipo. Quello che ha subito i sovietici con i 25 circa milioni di morti è terribile, no? Terribile. E quindi c'era un interesse strategico a fermare l'Armata Rossa, quindi l'Unione Sovietica, e ad esercitare il dominio, l'egemonia, almeno su quella parte dell'Europa, come è avvenuto poi con l'incontro di Yalta, in cui i tre grandi, Churchill, Stalin e Truman, Roosevelt, si sono spartiti in mano. Questa è la realtà. Quindi questo è il disegno strategico che c'è dietro. Bisognava creare un fattore nuovo per mobilitare il mondo intero sulla politica americana, agendo su fattori psicologici molto sensibili, che è quello che è avvenuto. Io ricordo, lo voglio dire con estrema franchezza, non mi posi nessuna domanda sul perché. Io sposai immediatamente la versione ufficiale. Quando cominciai a sentire alcune di quelle voci, io ricordo, e me ne vergogno, le respinsi, ma con una certa veemenza anche, no? Di cui oggi mi vergogno, lo dico sinceramente. Poi cominciai a leggere delle cose, tra cui anche questo libro che è qui, e cominciai a pensare, a documentarmi, e rimasi sconvolto da quello che veniva fuori. Ma questo grazie a quell'associazione che negli Stati Uniti sono state create da ingegneri, da tecnici, da giornalisti, da intellettuali, da docenti universitari e soprattutto dai parenti delle vittime, che essendo i primi ad essere stati colpiti in modo terribile negli affetti, volevano capire che cosa era successo. E allora questo perché? Dobbiamo risalire alle procedure della elezione di George W. Bush, ovvero il figlio di George Bush Senior. Se vi ricordate, c'è un mistero dietro quella elezione. Chi era il candidato democratico? Era Al Gore. Al Gore aveva fama di essere il vicepresidente di Bill Clinton, aveva fama di essere un ambientalista e quindi faceva parte di quella New Left, di quella nuova sinistra americana, attenta a questi problemi. Per poter portare a termine quello che i neoconservatori chiamavano Project for a New American Century, il progetto per un nuovo secolo americano, ci voleva il presidente giusto. Cioè il presidente compatibile con quel disegno strategico, mondiale, planetario. Doveva essere Bush, un imbecille, che poi, come sapete, una nullità, cioè un colto, i discorsi che preparavano gli altri, li leggevo, questo lo sanno tutti. Si fanno le elezioni. A un certo momento la grande potenza tecnologica americana si inceppa sul voto elettronico. Dice, ma lì in Florida ci sono dei voti che non sono chiari, dobbiamo ricontare, e si va avanti alcuni mesi senza sapere se aveva vinto Al Gore o se aveva vinto Bush. Sono stati riscontrati dei brogli, delle cose poco convincenti. Oggi si sa che il voto era per circa 110.000 voti a favore di Al Gore, però alla fine si è detto deleghiamo tutto all'alta corte, ai giudici, ai cinque. E perché? Perché tre erano di nomina repubblicana e due democratici. Qual è stato il voto? A favore di Bush.
Se voi ricordate le immagini del film Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, che abbiamo visto nei cinema, quando si conferma, dopo questa polemica sul voto, si conferma l'elezione di Bush, lui sulla limousine viene accolto con lanci di uova, di banane, di frutta, eccetera, eccetera. Poi si arriva nel congresso, che viene presieduto il congresso democratico da Al Gore, no? Quale dice: io non parlo perché sono parte in causa, corretto. E poi ci sono alcuni deputati del congresso, tra l'altro quasi tutti o neri o ispanoamericani, i quali contestano e dicono: no, guardate che lì avete alterato il voto, eccetera, eccetera. Poi alla fine si vota, ebbene viene confermata l'elezione di George Bush. Quindi i neoconservatori, i complottisti, coloro che avevano pensato a quello che sarebbe successo, hanno acquisito il primo vantaggio: avere dalla propria parte il presidente compatibile con il disegno generale. Chi sono i pensatori che preparano questo clima? Sono i cosiddetti neoconservatori, dove ci sono varie correnti. Il principale pensatore intellettuale si chiama Robert Kagan. Robert Kagan, figlio di Donald Kagan, fratello di Frederick Kagan, marito di Vittoria Nuland. Poi diciamo chi è, tu sai benissimo. Questa è la realtà. Adesso faccio che prendere il file così ve lo faccio vedere, quello sulla famiglia Nuland. Perché bisogna, quando si fanno questi errori, bisogna ricostruire bene la storia. Chi sono questi personaggi? Robert Kagan scrive un libro che viene tradotto anche in italiano, dove delinea la nuova strategia degli Stati Uniti, che secondo lui, eccolo, che secondo lui deve essere la strategia vincente degli Stati Uniti. No, no, accendiamo pure. No, no, accendiamo. Non si vede. No, no, ma si vede. Deve essere la strategia vincente per gli Stati Uniti dopo il crollo, si vede? No. Allora, non spegniamo. Deve essere la strategia vincente dopo il crollo. No, bisogna, peccato, perché casomai spegniamo queste. Spegniamo solo queste. Deve essere la strategia vincente degli Stati Uniti dopo il crollo. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, che cosa accade? Accade che questi pensatori dicono: beh, noi abbiamo vinto, il comunismo è stato vinto, ormai i paesi dell'est Europa, molti chiedono addirittura l'adesione alla NATO, dobbiamo instaurare un nuovo secolo americano, che implica che cosa? La globalizzazione, ovvero il modello americano deve diventare il modello normale di relazione tra il potere e i cittadini e il mercato. Tutto deve avvenire come avviene negli Stati Uniti. Due partiti, uno falsamente di sinistra, uno realmente di destra, che questa è la realtà, un libero mercato che non mette limiti alla ricchezza, non mette limiti, per cui si creano dei poteri talmente forti che possono condizionare, comprare, gestire realmente il potere. Questa è la realtà, non ce n'è altra. E questo deve essere, come dire, il metro di misura a cui uniformare tutti gli stati. Qual è il luogo fisico, il luogo geografico dove questo progetto stenta ad andare avanti? Il Medio Oriente. E qual è l'unico paese compatibile sotto tutti gli aspetti con gli Stati Uniti? Israele. Allora, siccome l'egemonia israeliana, perché non è vero che la prima potenza al mondo sono gli Stati Uniti, la prima potenza al mondo è Israele, che ha messo tutti i suoi uomini, le sue donne, Vittoria Nuland. Se voi andate su Wikipedia, ve lo assicuro, che l'ho visto io, certo, di origine ebraica, poi troverete sempre, sono degli ebrei. In tutti i dirigenti, assieme a Bush, ci sono non solo ebrei, ma ci sono ebrei israeliani con doppio passaporto, come Paul Wolfowitz, Richard Sperl. Adesso vi farò vedere le prove. Questo è il punto. Ecco perché il mio sospetto che il Mossad sia, assieme all'FBI e alla CIA, abbiano orchestrato il tutto. Io ne sono intimamente convinto. Devo cercare le prove, come dobbiamo cercare tutte le prove.
Quindi il progetto è questo, bisogna globalizzare, secondo l'American Way of Life, il mondo. E allora bisogna togliere di mezzo tutti coloro che impediscono ad Israele di avere quell'egemonia, non solo militare, ma culturale, gestionale, di modello, di interpretazione dei rapporti tra le persone. Perché c'è stata questa grande contrapposizione contro la globalizzazione? Che la globalizzazione distrugge le culture particolari, distrugge ovvero la ricchezza vera della vita, che è il fatto che uno Cheyenne, un Navajo, un Apache ha delle percezioni, ha delle conoscenze che non ha neanche il grande professore del Massachusetts Institute of Technology. Questa è la realtà. Lo sappiamo tutti. Spesso le case farmaceutiche vanno in Africa dagli stregoni a imparare come hanno curato certe malattie e poi loro scientificamente lavorano il farmaco. Questa è la ricchezza delle culture. Che non esistono culture, come dire, incivili e culture civili. Io vi voglio ricordare, poi chiudo, una bellissima citazione di Cervo Zoppo. Cervo Zoppo diceva: ma che strano questi uomini bianchi? Costruiscono prigioni, penitenziari, noi non li abbiamo. Quando uno fa un delitto, lo buttiamo fuori dalla tribù e lui è costretto a vagare, no? A vagare, ed è la pena peggiore che lui può avere. Non abbiamo prigioni, abbiamo delle pene. E non dobbiamo neanche pagare degli avvocati per indollarci il cammino. Il grande Cervo Zoppo ha dato una lezione di civiltà al più grande teorico del giusnaturalismo e della giurisprudenza. Il mondo è bello proprio, la sua, proprio per questo, in cui la civiltà non vuol dire essere in giacca e cravatta e avere il cellulare, ma sono i rapporti interpersonali. Cosa che gli Stati Uniti, che la cultura capitalistica americana, eccetera, eccetera, nega. La civiltà sono loro. E così anche il sionismo così via. Ebbene, questi pensatori, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, questi qui, hanno elaborato questa teoria dello Stato americano che diventa faro del mondo, la nuova civiltà. E lui scrive questo libro in cui fa un paragone attraverso una metafora. Dice: l'Europa è Venere, noi siamo Marte. Ecco perché l'Europa è molle. Non ha nessuna funzione. Noi siamo Marte, il dio della guerra. E lui è il teorico dell'interventismo militare. Urbi e torti, dappertutto, su scala planetaria. Io tempo fa ho pubblicato sulla mia pagina Facebook una bella elaborazione che mi è giunta negli Stati Uniti, in cui si fa l'elenco di tutte le guerre a cui hanno partecipato gli Stati Uniti e si fa il calcolo. E dalla dichiarazione di indipendenza di George Washington fino a oggi, il 92% del periodo di esistenza degli Stati Uniti è stato dedicato alla guerra. In un paese sempre in guerra. Prima gli indiani, Messico, Cuba, la Spagna, il Vietnam, la prima guerra mondiale, la Corea, l'Iraq, Vietnam. Se voi andate a vedere, quindi c'è un apparato militare industriale che senza la guerra perderebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro, scienziati che non possono più lavorare. Il Livermore Laboratory, nel Livermore Laboratory si elaborano che cosa? Non i farmaci per combattere il cancro o la sclerosi multipla, ma armi più micidiali per uccidere in modo più rapido ed efficace, come le bombe a grappolo, e voi sapete come funziona. Addirittura le bombe si fermano a metà, così si fermano a metà, come scatola cinese si apre una, butta le freccette, un'altra butta dei chiodi, un'altra butta delle sfere e chi capita nel raggio d'azione della bomba a grappolo rimane falcidiato, non vi dico in che condizioni. In internet ci sono delle immagini di persone colpite dalle freccette terribili. Questo è. Ebbene, che cosa dicono questa famiglia Kagan? Sono i teorici, gli esaltatori, gli apologeti della democrazia americana. E la signora Nuland perché è famosa? È diventata famosa? È diventata famosa per una cosa molto semplice. Siccome ha servito sotto diverse amministrazioni, tuttora sotto l'amministrazione
democratica di Obama e prima anche sotto quella di Bush, con incarichi importanti, è famosa per una telefonata. Durante i moti che ci sono stati in Ucraina, lei telefona all'ambasciatore americano a Kiev e dice: ma cosa aspettate lì a rovesciare gli antibodici, no? Dovete instaurare una cosa nuova, aderire alla NATO? E l'ambasciatore gli dice: ma l'Europa non è d'accordo, cioè abbiamo speso 5 miliardi per fare questo, 5 miliardi di dollari, pensate. E poi conclude con quella famosa frase: fuck the Europe, che non la traduco perché sapete cosa vuol dire, no? Ecco, queste sono le cose. Che naturalmente quei 5 miliardi di dollari dovevano servire a private sector, settore destro, a Svoboda, quell'altro partito nazista, che hanno rovesciato un presidente che poi non era uno stinco di sangue, lo sappiamo, ne era stato eletto regolarmente con 51,2% dei voti, che era Yanukovych. Ormai ci sono prove schiaccianti. E poi tutto l'Occidente, a cominciare dall'Unione Europea, si è accodata, no, alle sanzioni americane, compreso Matteo Renzi, no, che adesso ultimamente in un'intervista dice: ma veramente sulla questione delle sanzioni vogliamo pensare a modo nostro. No? Ha fatto un piccolo passo, ma in realtà se andate a vedere quello che dice lui, Gentiloni e la Mogherini, sostanzialmente non cade. Io voglio ricordare delle cose vergognose, ignobili, che ha detto alla Knesset israeliana, senza una parola di pietà, una parola di pietà nei confronti della tragedia di un popolo che disarmato affronta tutti i giorni il quarto esercito più potente del mondo. E questa è la ragione, ve la dico perché è su internet, per cui un anno fa, con una lettera, sono andato dietro al Partito Democratico. Io che ero stato uno dei dirigenti, assessore alle finanze per 5 anni, dicendo chiaro e tondo, dico: con questo partito la mia moralità non ha nulla da condividere. Nulla. Quindi o si è coraggiosi e si affrontano queste questioni parlando di persona, o altrimenti è inutile fare tutto. Questa è la mia etica. Bene, come dicevo, questa è la famiglia Kagan. Poi torneremo su alcune dichiarazioni che hanno fatto, che gettano luce sulle vere ragioni per cui si è programmato l'11 settembre. Ebbene, che cosa succede allora? L'11 settembre non succede per caso. C'è un antefatto. L'antefatto è questo. Lo possiamo leggere. Nel 93, il 20 gennaio di quell'anno, Clinton si era insediato come nuovo presidente. Un mese più tardi, alle 12:18, del 25 febbraio si verificò un'immensa esplosione nella zona del parcheggio sotterraneo riservato ai servizi segreti, in quelli che sono i più alti edifici di New York. La BBC riferì le parole di un testimone. Fu come se un aereo si fosse schiantato contro l'edificio. Apparentemente l'esplosione mirava ad abbattere le due torri del World Trade Center. Il New York Times arrivò alla conclusione che nell'attentato era coinvolto anche l'FBI e l'organismo federale si era infiltrato in un gruppo di terroristi era venuto a conoscenza delle loro intenzioni. Per motivi ignoti aveva lasciato che il piano fosse portato a termine, provocando la morte di 6 persone e il ferimento di 100. Ma c'è un altro secondo elemento. Nel settembre del 2000 i neoconservatori avevano reso pubbliche le loro idee sul futuro degli USA con un documento nel quale avvertirono che il cammino per trasformare gli USA nella potenza dominante di domani sarebbe stato lungo se non fosse sopravvenuto un avvenimento catastrofico e catalizzatore, una nuova Pearl Harbor. Questa è altri, questa informazione. Come vi dicevo prima, di questo abbiamo bisogno. Dopo l'11 settembre Bush spiegherà a quelli che non avevano ancora capito quali benefici aveva offerto al loro paese l'attacco di Pearl Harbor nel 1943. 4 anni successivi trasformato in modo americano di fare guerra. E cosa ancora più importante, un presidente statunitense e i suoi successori modellarono il mondo del dopoguerra. Per far ben capire alla gente che l'11 settembre era proprio una nuova Pearl Harbor, aggiungerà: l'11 settembre 2001 è stata tracciata una nuova linea nelle nostre vite e in quello del nostro paese. E questo è il disegno egemonico. Naturalmente da tutto questo che cosa dipende? L'esaltazione, la sublimazione dall'America e naturalmente in modo simmetrico e direi cartesianamente conseguente
la criminalizzazione di tutto il mondo arabo, l'arabofobia. Io ricordo le interviste ad alcuni cittadini arabi americani che dicevano, quando eravamo in fila davanti all'ufficio di collocamento, gente che ci guardava diceva Arabs, cioè, arabi, gentaglia, fece. Vari membri del PNAC, quindi quelli del New American Center, diventeranno membri dell'amministrazione Bush. Dick Cheney, Paul, Donald Rumsfeld, Paul Wolfson, Lewis, Walter Libby, Richard Perle. Il 7 novembre del 2000 si svolsero le elezioni per scegliere il nuovo presidente. Bush, dopo lo spoglio dei voti, le percentuali dei due candidati erano molto vicine e il voto della Florida divenne il lago della bilancia. Ma lo spoglio fu e rimane poco trasparente. I sostenitori di Al Gore continuarono a combattere in vari tribunali fino al 13 dicembre, saltò fuori che in Florida 180.000 voti non erano stati conteggiati, permettendo a Bush di vincere per meno di 600 voti di scarto. Un riconteggio parziale detto una stima di gran lunga inferiore, ma non fu possibile procedere a una verifica completa entro la data limite fissata dalla Corte Suprema. Ecco come Bush vinse le elezioni. Ecco, questo fu l'attacco di Pearl Harbor. Conosciuto come Operazione Hawaii, fu un'operazione che ebbe luogo nel dicembre del 41, nella quale forze aeronavali giapponesi attaccarono la flotta e le installazioni militari statunitensi stanziate nella base navale di Pearl Harbor. L'operazione fu attuata in assenza della dichiarazione di guerra da parte giapponese, che fu formalizzata soltanto l'attacco iniziato, e provocò l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti, dove si sviluppò nell'opinione pubblica naturalmente un forte sentimento di riprovazione e di odio verso il Giappone. Ecco, questa frase che io metto sempre di Malcolm X, dice: se non state attenti, i giornali vi faranno odiare gli oppressi e amare gli oppressori. If you aren't careful, newspaper will evaluate the people who are being oppressed and love the people who is doing the oppressed. Ed è bene, quello che sta succedendo, questo è il dramma dei palestinesi, non solo hanno ragione. Ecco, queste furono le tre torri. Alle 10.28 cade la prima, 9.59 era caduta la seconda, la terza crollò alle 5.25. Quanti furono gli aerei coinvolti? Furono quattro, però uno non è un aereo. Allora arriviamo alla questione del Pentagono. Uno non era un aereo, era quello del Pentagono. Allora, l'aereo che si schiantò contro il Pentagono, allora ce l'hanno venduta così. Io purtroppo non posso farvi vedere tutti i filmati, altrimenti andiamo avanti fino a Mura, no? Davvero. L'ho fatto una volta a Biella, mi sono corso 2 ore, poi dovevano chiudere, non c'è stato tempo per il dibattito, ma altrimenti ve li farei vedere. La versione qual è? Dice che un aereo Boeing 757 americano si era abbassato fino a colpire il Pentagono. C'è un famoso filmato del TG1, speciale TG1, televisione nostra, italiana, con i piloti dell'Alitalia, ma non piloti di 2 o 3 anni, piloti ormai veterani. Qua dicevano che quella versione è impossibile, perché quando un Boeing 757, che pesa diverse tonnellate, si abbassa a quell'altezza, impatta, esplode. Quindi o cade così, o altrimenti non può cadere all'altezza di come è caduto, cioè facendo un buco tra l'altro di 5 metri. Quello è il buco che c'è. L'apertura alare, l'aereo ha 43 metri di apertura alare, e di questo non c'è segno. Altro elemento: dov'è la scatola? Non c'è la scatola. Il costruttore del motore ha detto, di solito quando un aereo cade da 10.000 chilometri, il motore rimane quasi intatto, ammaccato, ma intatto. Lì non c'è il motore. I pezzi che sono rimasti sono piccoli pezzi. Quindi che cosa era? Allora il sospetto, per non dire la certezza, è che era un missile cruise. I missili cruise, missili da crociera vengono chiamati, possono essere sparati anche da un sommergibile. E hanno una caratteristica. Hanno un computer nella parte della testata programmato per evitare tutti gli ostacoli finché non colpisce l'obiettivo. Quindi può essere lanciato in mezzo a tutti i grattacieli di New York, lui li evita tutti finché colpisce l'obiettivo. Questo è il missile cruise.
E tutto quello che è avvenuto è compatibile con un missile cruise. I pochi testimoni che hanno intervistato sono contraddittori. Alcuni dicono, ma io ho visto un aereo. In realtà, andare a vedere se era l'aereo o un missile cruise, nell'arco di una frazione di secondo diventa difficile. Ma se andiamo a vedere che cosa è successo nel Pentagono, nulla può far pensare che fosse un Boeing 757. Poi l'altro elemento, che il Pentagono è il luogo più controllato dal mondo, pieno di telecamere. Le telecamere sono state immediatamente tutte rimosse dalle FBI. Bastava prendere le telecamere, vedere che cosa avevano registrato. Sono state tutte rimosse, non ce n'è più. Quindi davanti a obiezioni di questo genere, ma voi pensate che il silenzio mondiale sia compatibile? Io ho visto una volta addirittura un servizio di Mediaset, pensate, Rete 4, Rete Berlusconiana, che poteva queste questioni, ma non su una rete nazionale. Questo, vedete, il mondo a rovescio. Come sull'Ucraina, oggi gli articoli migliori sono pubblicati sul giornale. Io quando ci penso rabbrividisco. Gli articoli migliori sono pubblicati sul giornale, ma non perché dicono cose che piacciono a noi, perché sono veritieri. Poi c'è l'aereo che cade, si schianta in Pennsylvania. Se voi andate a vedere, quell'aereo invece si schianta e i pezzi restano. E come mai invece degli altri aerei non restano? E allora qual è il discorso? Il discorso è che molto probabilmente, poi lo vedremo più avanti, l'obiettivo non era solo colpire le torri gemelle del Pentagono, c'era un progetto che era addirittura ancora più drammatico, che era quello di colpire l'aereo presidenziale in modo da decapitare il comando di tutti gli Stati Uniti. Poi vi farò vedere qual era la parola d'ordine in codice. La parola d'ordine in codice era, no? The angel is the next. L'angelo è il prossimo. L'angelo prossimo era il number one, l'aereo numero uno del presidente. Se vi ricordate, l'aereo presidenziale fece tutto un giro che era incredibile, una perdita di tempo, no? Poi Bush andò in un bunker e così via. Ma come? Poi anche qui un'altra questione. Ma come? C'è un controllo dei cieli totale. Dovesse arrivare un missile o addirittura una testata nucleare dalla Russia o dalla Cina. Vi ricordate il famoso scudo spaziale per il quale fu mobilitato il grande scienziato di origine ungherese Edward Teller, no? Dovevano fare lo scudo spaziale in grado di intercettare e distruggere in volo anche un missile nucleare che giungesse dall'Unione Sovietica o dalla Russia o dalla Cina. Ebbene, alla fine lo spazio aereo viene violato tranquillamente da quattro aerei, non uno, quattro aerei. Tutto questo non è possibile. Il sistema si chiama NORAD. N-O-R-A-D, mediante il quale si controlla tutto il traffico aereo, tutto. E invece questo non è vero. Quindi hanno potuto agire nella totale tranquillità, nella totale libertà di azione. E questo non è assolutamente possibile. Come nasce il movimento dei mostratori? Questo qui è un filosofo ebreo, guardate, che lascia la Germania nazista. Leo Strauss, studioso di Nietzsche, e diventa uno dei più grandi professori americani. Ve la dico in poche parole. Qual è la filosofia di Leo Strauss, come di alcuni settori del mondo ebraico? Il bene e il male non esistono. Se andiamo a chiedere alla gente cos'è il bene e cos'è il male, diranno tutto il contrario di tutto. Esiste la forza, il forte e il debole. Il forte vince e impone la sua regola. Così la pensa. Detto in soldoni, e questa è la filosofia essenziale di Leo Strauss. E tutti questi neoconservatori, quelli che vi ho citato, tutti sono lì. Lui ha influenzato notevolmente il mondo accademico con queste sue teorie. E questi sono i neoconservatori. John Bolton, ve lo ricordate? Dick Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz. I liberali amano il popolo, i conservatori amano il denaro, i neoconservatori amano il potere. Come Mitt Romney, che per fortuna non ha vinto, non che Obama fosse il migliore, ma era il meno peggio. Attenzione, Obama non è che era il migliore, era il meno peggio. Il
Paul Wolfowitz, presidente della Banca Mondiale dal 1 giugno del 2005 al 30 giugno del 2007, quando fu costretto a dimettersi dopo essere stato accusato di aver concesso un aumento di stipendio alla sua compagna, anche propria dipendente. In qualità di vice segretario della difesa è stato il principale architetto della politica estera dell'amministrazione di George Bush, che nel 2003 portò alla guerra in Iraq. Nel corso di una visita alla moschea di Sedimin a Edirne, il 29 gennaio 2007, Wolfowitz, togliendosi le scarpe per entrare nel luogo sacro, mostrò delle calze bucate, suscitando un grosso clamore di livello mondiale. Wolfowitz ha la doppia cittadinanza, statunitense e di straniero. Ed è il problema che è nato in questi giorni con la nomina di Fiamma Nierenstein a ambasciatrice. Ma cittadina italiana, deputata di Forza Italia, membro della Commissione Esteri, torna in Israele dove ha una casa, tra l'altro in una comune che si chiama Gilo. Io quando nel 2005 andai in Israele, anzi in Palestina, i funzionari del consolato mi dissero: ci vede quella casa lì? Quella è la casa di Fiamma Nierenstein. E quindi nasce il problema: a chi sarà fedele, all'Italia o a Israele? Recentemente la comunità ebraica ha chiesto al presidente israeliano Rivlin di rivedere la nomina della Nierenstein dopo il casino a cui ho contribuito io, voi e altri, che sui social network hanno posto la questione appunto della fedeltà. Però Rivlin ha detto: io come presidente non c'entro, la nomina spetta a Netanyahu. Netanyahu l'ha voluta. E Matteo Ciorenzi, questo uomo pericoloso, la c'è. Luis Scutellini, braccio destro del vicepresidente, ha subito dato le dimissioni. Rischia 30 anni di carcere, 1.250.000 dollari di multa, sia che è incriminato Libby, capo di gabinetto di Cina. Washington Lewis Libby, il capo del gabinetto del presidente USA di Cina, è stato incriminato per CIA. Tutte notizie che io prendo dalla Repubblica, dal 28 dicembre del 2005. Il gran giurino lo accusa di ostruzione alla giustizia, spergiura e falsa testimonianza. Libby, che ha subito dato le dimissioni, rischia una condanna fino a 30 anni di detenzione e una multa di 1.250.000 dollari. Quindi questi sono i personaggi che stanno all'ottobre. Questa è un'altra mia vecchia conoscenza, Daniel Pipes. Questo è uno dei più sguaiati sostenitori del sionismo e dello Stato di Israele, con toni violenti oltre ogni limite. È un docente universitario, giornalista statunitense, specializzato in politica internazionale e antiterrorismo. È una tra le preeminenti figure del neoconservatorismo. Figlio di ebrei polacchi, Daniel Pipes sostiene decisamente lo Stato di Israele ed ha sempre espresso disapprovazione sulla mancanza di fermezza di Tel Aviv verso i palestinesi. Daniel Pipes ha sostenuto la guerra all'Iraq nel 2003 e si è anche detto contrario al ritiro dei coloni israeliani da Gaza nel 2005. Eccolo qui. Robert Kagan, questo è Robert Christo, un altro, anzi Irving Christo. E quello è il portavoce della Casa Bianca, questo signore qui. Questo è il portavoce della Casa Bianca. Tutti ebrei. Non è un caso, attenzione, non è antisemitismo. È una lettura oggettiva. Tutti sionisti, tutti amici giurati di Israele, che fanno gli interessi di Israele. Perché vedete, questa maglietta dimostra che l'operazione Northwood, di cui vi ho parlato prima, no? Dove si presume che un attacco al già World Trade Center sia stato fatto, ha cominciato a essere in qualche modo oggetto delle attenzioni dell'opinione pubblica americana. L'operazione Northwood, ipotizzata ma mai eseguita, era finalizzata a inventare pretesti per una guerra contro Cuba, la numero due. La numero uno è quella che vi ho illustrato prima. E includeva scenari come la simulazione del dirottamento di un finto aereo passeggeri facendo cadere la colpa su Cuba, oppure atti terroristici contro immigrati cubani negli USA da imputare a terroristi castristi. Fu concepito da funzionari del Joint Chiefs of Staff e bocciato dal segretario della difesa Robert McNamara. Venne alla luce grazie alla legge per la libertà di informazione, il Freedom of Information Act, e fu reso pubblico da James Bamford. Cos'è il Freedom of Information Act? Vedete, gli Stati Uniti sono un paese strano, ma
Questa lettera, la legge sulla libertà di informazione, prevede che certi documenti siano resi pubblici da un certo numero di anni, tranne alcuni talmente segreti che non possono proprio essere rivelati. Se voi leggete quel libro, Il Codice Chavez, che ha pubblicato la nostra casa editrice, troverete, che si chiama Eva Goldberg, l'autrice, voi troverete in appendice i documenti su cui lei si è informata. È andata al Dipartimento di Stato, ha fatto una domanda, ha detto voglio vedere quei documenti. C'è qualche tratto nero su alcune parti, però la sostanza viene confermata. Da cui viene fuori che il Dipartimento di Stato ha cercato di alterare il ruolo di Chavez, di alterare i risultati elettorali, benché Chavez avesse vinto 19 elezioni su 20 in libero confronto elettorale. E lì ci sono le prove dei rapporti della CIA e tutti gli apparati della destra del mondo confindustriale venezuelano per rovesciare Chavez, e adesso ci stanno provando col presidente Maduro. Ecco, l'operazione Nord Sud, e questo è il documento, qui c'è scritto, dice we could develop a communist urban terror campaign in the Miami area. Possiamo sviluppare un terrorismo urbano comunista nella zona R, in other Florida cities e anche a Washington. Cioè, ecco la falsa bandiera. Facciamo il terrorismo noi e poi diamo colpa a Cuba ai comunisti. Questo è un documento ufficiale, unclassified, declassificato. Quindi alla fine, tutto sommato, in questa democrazia americana ci sono spazi per sputtanarli e dimostrare quello che sono. Pubblicazione del rapporto della Commissione d'inchiesta sugli attentati terroristi dagli Stati Uniti, nota come Commissione King-Hamilton. Il rapporto confermò la versione ufficiale senza fare alcuna indagine e senza ascoltare i tecnici a testimoni. Questo sull'11 settembre. Dopo l'attacco alle torri al Pentagono, mentre si stava evacuando la Casa Bianca nell'eventualità di un attacco, un alto funzionario disse questa è Al Qaeda, subito. New York Times del 30-12-2001, quel funzionario si chiama Richard Clark, perché era così sicuro sul mandante dell'attacco? Chi glielo ha detto? E anche qui dobbiamo chiarire una cosa, su Bin Laden. Bin Laden è stato un agente della CIA, questo ormai lo sappiamo. Fu mobilitato dopo l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Armata Rossa. E la strategia degli Stati Uniti per contrastare e non intervenire direttamente, la cosiddetta guerra per procura, era quella di mobilitare tutto l'estremismo islamico contro l'Armata Rossa. L'Armata Rossa, comunisti, atei, contro Dio, eccetera. No? E la conferma è agli atti. Ci sono documenti del Congresso dove si conferma tutto questo. E quindi a quel punto che cosa fanno i servizi segreti e il Dipartimento di Stato? Mobilitano in Siria, in Iraq, in Iran, in Afghanistan, in Pakistan, in Sudan, in Somalia, in Egitto, in Tunisia, in Marocco. Tutti questi paesi mobilitano. In Libano, takfiri, salafiti, wahhabiti. Sono i tre settori più estremisti del mondo islamico religioso, che originariamente avevano, come dire, una motivazione di adesione letterale al Corano, ma col passare del tempo, applicando in modo letterale il Corano, dove si dice che bisogna uccidere l'infedele, loro uccidono l'infedele. Takfir deriva da takfa, che vuol dire impietà. Quindi mobilitano questi personaggi, a migliaia, e sono quelli che con una fascia verde legate in testa con frasi del Corano, cercavano il combattimento e il martirio corpo a corpo. Pensate, cioè non andavano lì per uccidere e vincere, no, cercavano il martirio, quindi si esponevano. E sono quelli che poi uccidevano, decapitavano, squartavano i giovani sovietici. Non so se vi ricordate, ma ci furono dei servizi della televisione sovietica dove le madri dei giovani di leva, 20 anni, 21 anni, nascondevano i figli perché altri erano già arrivati mutilati, ciechi, accecati, guerci e così via, o erano morti e così via. Quindi fu in base a tutta questa tragedia nazionale che poi Gorbaciov
decise di ritirare l'armata rossa. E così cadde l'Afghanistan in mano ai talebani e in mano all'America. Ma non è più caduto in mano all'America, poi appunto la cosa gli è sfuggita di mano, perché poi in realtà sono sopravvenuti ancora altri estremisti, gli studenti, dall'altra. Ebbene, da che parte stava Bin Laden? Bin Laden era un agente della CIA che aveva il compito di organizzare i Mujahideen. Nel momento poi in cui l'America si è messa contro la cultura talebana, vi ricordate quando c'era quel corteo nuziale che i caccia americani lo hanno bombardato, dicendo ma pensavamo che fossero dei Mujahideen, dei talebani, no? Lì ci furono centinaia di morti, morì la sposa, lo sposo, i parenti, i bambini e così via. Quindi dando un'ondata di odio anti-americano che dura tuttora. Come dice Hillary Clinton a proposito dell'ISIS, c'è una creatura nostra ma ci è sfuggita di mano. Anche lì, creatura loro ma poi è sfuggita di mano. Tutti quelli che poi, Mujahideen, che poi hanno smobilitato, sono tornati nei rispettivi paesi e oggi sono stati ingaggiati nell'esercito islamico e lottano contro Assad a favore della Turchia, Israele, del Qatar, dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi e degli Stati Uniti. Questa è la verità. Bene, questi sono, come dire, personaggi che poi hanno avallato tutta la versione sulle torri gemelle, dichiarò che persino la guerra contro l'Iraq venne ordinata dal presidente solo per eliminare un regime che minacciava Israele. Questo è Philip Zelikow, che oltre ad essere stato nominato direttore responsabile della commissione ufficiale sull'11 settembre, fu anche a capo del PFIAB, President's Foreign Intelligence Advisory Board, ovvero dell'organo che assiste il presidente Bush nei suoi rapporti con i servizi segreti. Qui vedete anche il sito internet dove lo potete andare a verificare con l'altro lavoro. Questa era la teoria centrale. Bisognava fare fuori una serie di paesi che davano fastidio a Israele. Poi nasce la questione. Ma siccome dentro le torri gemelle c'erano molte aziende gestite da ebrei, quanti ebrei sono morti, no? C'era questa questione. Alcuni hanno detto neanche un ebreo è morto, io onestamente non so quanti ne sono, alcuni dicono 4 o 5, ma erano centinaia le aziende ebraiche che avevano i loro uffici nella numero 1 e nella torre numero 2. Ebbene, poi più avanti della mostrerò, ci fu una storia vera, riportata dal giornale israeliano Haaretz, che è quello liberale, dove dice che il gestore della telefonia mobile israeliana, che si chiama Odigo, ha registrato una telefonata partita da Israele. È arrivata a New York, in cui si diceva: state attenti che fra qualche ora accadranno le torri gemelle. Questa notizia, ripeto, io ve la dico come l'ho letta su Haaretz. Quando fu chiesto dal giornale a Netanyahu, ma lei come si giustifica su questa cosa? Netanyahu rispose in questa parola. Ve lo dico in inglese perché questo è in inglese. Someone who was joking. Qualcuno che stava scherzando. Ora voi capite che la fantasia non ha limiti. Ma che uno arrivi a dire un'ora prima. State attenti che fra un'ora cade un torri gemelle. Secondo me c'è una probabilità su 1.000 miliardi che sia vera. Non so come la pensate voi. Io non ci credo. Tanto è vero che quasi tutti gli ebrei si sono andati, non si sono presentati al lavoro quel giorno, questo è documentato, poi ce l'hanno. Quegli ebrei che sono stati arrestati perché in un grattacielo non molto lontano sono stati visti attraverso le telecamere mentre esultavano, mentre cadevano in quel giorno. Sono stati arrestati e erano agenti del Mossad. Interrogati, hanno detto, ma no, noi eravamo lì, stavamo guardando, eravamo sorpresi, stavamo saltare, non sono stati rimandati tutti in Israele. E su quella questione nessuno ha indagato. Nessuno. Ecco, il Pentagono, come dicevo, senza alcuna difesa, anche lì, ed è il posto più controllato del mondo. I dirottatori, anche lì, ne hanno arrestati 19. Non si sa chi siano quelli che sono morti nell'impatto, se risultavano iscritti nella lista dei passeggeri, addirittura in alcuni casi non ci sono neanche i nomi. Quindi come hanno fatto a entrare e a passare?
Poi tra l'altro c'è la testimonianza che non erano piloti, alcuni hanno tentato di fare un corso e gli addestratori hanno detto che non erano neanche in grado di guidare un Cessna, quindi un piccolo aereo. Oltretutto sono stati visti in un night club. Prima hanno detto che erano ferventi e rigorosi, credenti, quindi non bevevano, invece hanno visto balletti di ballerine, striptease e hanno bevuto alcolici. Tutti quelli che sono stati arrestati e sono a Guantanamo, finora non c'è stato un solo processo in 14 anni. Uno. Ma com'è possibile? Quando se voi parlate con qualunque esperto di giurisprudenza, vi dicono che si è stabilito un modello di rapidità nell'esecuzione dei processi. Un giorno un avvocato, un mio amico che insegna all'università, disse: guarda nei film, no? Quando uno viene arrestato alle 2 di notte, c'è addirittura un giudice che fa il turno notturno e viene subito portato dal giudice. Se vuole essere liberato paga la cauzione, altrimenti va in galera. Sono 14 anni che noi non sappiamo nulla di questi arabi che sono detenuti a Guantanamo. Non c'è un processo. E le famiglie si sono attivate per difendere i loro figli e tuttora non si sa nulla su questi 19 che sono quasi tutti saliti. Allora, in una società aperta, come si dice, no? Se la democrazia è questa, una società aperta, dove è possibile sapere tutto di tutti, no? C'è stato qualcuno, giornali, televisioni che hanno posto il problema, ministri, governi, che hanno chiamato Obama e dice: ci devi dire per quale ragione quei 19 sono ancora detenuti a 30 anni. Nessuno. Tutti naturalmente hanno paura di perdere voti, perché il filo americanismo in fondo nel ceto di centrodestra, ma non solo di centrodestra, ha un certo consenso e così via, nessuno dà la questione. Ecco perché sono questi dirottatori improbabili. Le scatole nere sono scomparse, non ce n'è una. Fatto costruito con materiale indistruttibile, ripeto, aerei che sono caduti da 10.000 metri, 12.000 metri, la scatola nera si è trovata e quello che c'era dentro è stato possibile ascoltarlo, vedere le lettere all'antrace di cui non si parla. Ecco, 47 piani che crollano, come sappiamo benissimo, attraverso quella che tutti i tecnici hanno definito una demolizione controllata. Come in verticale. Non vanno né a destra né a sinistra né avanti né indietro, tutti e tre spappolati. E lì coloro, le ditte che gestiscono queste cose, sono frequenti negli Stati Uniti, quando devono abbattere un edificio per farne un altro, frequenti, sanno perfettamente come funziona. Allora qualcuno ha detto: ma come mai? Dice: allora voi vorreste dire che i servizi segreti sono andati dentro il numero 1, il numero 2, il numero 3 e hanno piazzato gli esplosivi. Qualcuno ha detto: ma guardate che qualche giorno fa c'era stato un blackout che è durato 2 giorni. Guarda caso, in quei 2 giorni era possibile, con tutti gli agenti, minare le 3 torri, sicuramente. Qualcuno ha detto questo? Nessuno. C'è un governatore, il 38esimo governatore del Minnesota, si chiama Jesse Ventura. Io ho comprato questo libro, l'ho letto, dove rivela tutte le menzogne sull'affare del questo è l'unico esponente, diciamo, di alto grado, ex governatore, uno stato piccolo in Minnesota, però non è certo Goliath, però è uno stato di Andrew Schmidt, è lui citato? Aspetta, poi arriviamo a... No, perché era prima, era il foglio prima. Andrew Schmidt. Ah, ecco qua. Ministro delle Finanze. Chi non ha creduto alla versione ufficiale? Non sono state fornite prove che gli attacchi terroristici del 9/11 provenivano da destra. Cioè, l'ex Helmut Schmidt, Cabinet Member, German Parliament, Global Intelligence, poi Von Bulow, sì, dice sì, che l'attacco del 9/11 sì, però era stato organizzato agli alti livelli dell'intelligence russa dell'apparato, World Trade Center numero 7, come era Command Bunker, cioè era il bunker del comando, era lì che c'era. No, ma quello che chiedevo, Helmut Schmidt è l'ex ministro delle finanze tedesco. Helmut Schmidt fu cancelliere. Cancelliere. È stato un cancelliere, no ministro, era cancelliere socialdemocratico. Ecco, quindi Jesse Ventura e così via. Ecco, Von Bulow, anche questo, un altro grande esperto di questioni strategiche che ha servito con diversi
con diversi cancellieri, ha detto le stesse cose. Francesco Cossiga, la mente dell'attacco doveva essere sofisticata, dotata di ampi mezzi, non solo per reclutare kamikaze fanatici, ma anche personale altamente specializzato. Non è pensabile che Bin Laden abbia fatto tutto. Io oggi poi ho letto un'altra dichiarazione ancora più dura di Francesco Cossiga, no? Lo dice chiaramente che la cosa è stata orchestrata dall'interno. Poi di questa cosa io ne ho parlato con il dottor Imposimato. È successo così che 2 anni fa, proprio mentre ero nel mio paese a fare queste 2 conferenze, che ho fatto una con gli studenti e una con la cittadinanza, l'assessore alla cultura mi fa: Diego, guarda che domani c'è una mostra al nostro paese sul terrorismo, sulle stragi dal dopoguerra, dopo il risorgimento dell'Unità d'Italia fino ad oggi, no? Con dei quadri di un pittore, e c'è anche il dottor Imposimato. Ma che bello! Il giorno dopo me l'hanno presentato. Io ho parlato con lui. Perché ho parlato con lui? Perché lui, come fiduciario delle Nazioni Unite, ha presentato una denuncia alla Corte Penale Internazionale contro gli Stati Uniti per crimini contro l'umanità. Ho detto: dottor Imposimato, ma da quanti anni questa cosa? Ma sai, se la cosa sta andando nella fase, come dire, di ricerca delle indagini preliminari, poi io temo che non si farà nulla. Lui questa cosa l'annunciò durante un convegno a Montréal. Erano 4 magistrati, 3 si sono defilati, è rimasto solo lui. Gli altri 3 hanno avuto paura, è rimasto solo lui a fare questa denuncia. E lui è il relatore, ricordate, il relatore parlamentare del caso Moro. Io vi consiglio di leggere quel libro, tra l'altro, della Newton Compton, che costa pochi soldi, i 55 giorni che cambiavano l'Italia, su come la CIA e l'MI6, il servizio segreto inglese, si infilarono dentro le Brigate Rosse, perché questa era la trama, si infilarono per catturare Moro e far fallire il compromesso sposo. Questa era la trama. Quel libro dà le prove di quello che è avvenuto, ma nessuno ne vuole parlare, nessuno lo vuole riaprire. È possibile che un governo organizzi un complotto contro i propri concittadini per motivare un intervento bellico contro un altro Stato? Io adesso non vi faccio vedere il video perché, ripeto, andiamo altrimenti a mezzanotte, no? Però il discorso è questo. Oggi, non da oggi, da parecchio tempo, gli Stati Uniti sono in mano ai sionisti, di questo ci dobbiamo rendere conto. Quando recentemente Netanyahu si è recato al congresso americano, prima delle elezioni, contro la volontà di Obama, e ha parlato al congresso, cosa che non era mai successa, chiamato dagli stessi deputati conservatori e democratici a parlare di che cosa? Non della Palestina, di tutte altre cose. Se voi guardate quel discorso, la parola Palestina non è stata mai pronunciata una sola volta. Obama giustamente non è andato perché è rimasto offeso, ma poi io sono il presidente, tu arrivi qui e ti organizzi da solo il discorso davanti al congresso. Non era mai successo prima in tutta la storia americana. E allora quelle parole di Sharon, che io addirittura per errore 2 volte ho messo nel mio libro Il terrorismo impunito, ogni volta che facciamo qualcosa, perché lui stava parlando con Shimon Peres, tu mi dici che l'America farà questo, farà quello, voglio dirti una cosa molto chiara: non preoccuparti delle pressioni americane su Israele, noi popolo ebraico controlliamo l'America, gli americani lo sanno. Questa è una frase di Sharon, ed è vero. E questo è il motto del Mossad. Se voi andate nel sito del Mossad, troverete il cerchio, è detto in inglese: by means of deceit we will do the war. Per mezzo dell'inganno faremo la guerra. Questo è, come dire, questa è la parola d'ordine, il motto. L'inganno, faremo la guerra. Questo è il motto del Mossad. Gli ebrei israeliani vi furono morti. Qui ci sono, io ho trovato queste percentuali, a quanto pare non ce ne fu nessuno. Però subito dopo gli attacchi, il primo ministro dice, gli fu chiesto cosa ne pensi. Lui subito ha detto: it is very good, well, it is not good, but it will generate metal sympathy. Prima ha detto molto bene, però poi c'è quello che dice: no, se voglio dire che genererà molta simpatia per Israele. Questa è la cosa. Agenti del Mossad furono visti ballare con gioia nel grattacielo. Chi l'ha fatto questo? Questo è un giornale americano.
o dico. Ecco, questo è il giornale Haaretz e lui risponde: someone who was joking. La telefonata che arriva da Israele, qualcuno che stava scherzando, e l'hanno sistemata in questo modo. Poi ci sono i giochi di borsa, no? Dove qualcuno lo sapeva prima, quindi hanno guadagnato molto sul crollo, che c'è quel crollo della borsa naturalmente dopo questi fatti. Ecco, questa è la pianta del World Trade Center. Davanti alla chiara evidenza del pericolo non possiamo aspettare la prova definitiva, la pistola fumante che potrebbe venire sotto forma di un fungo nucleare, quindi decidiamo noi chi è colpevole o meno. E chi erano i presunti attentatori? Eccoli qua, no? Poi quali prove ha portato l'FBI alla identificazione? Proviamo a ricordare, manuale del Boeing 757, libri di arti marziali, una pila di mappe di volo della costa orientale, un test di carburante, un goniometro e altri oggetti, una copia del Corano lasciato in uno strip club di Daytona Beach. L'allenatore di club ha detto che tre uomini arabi hanno vomitato sentimenti anti-americani al bar, dicendo: aspettate fino a domani, l'America sta per vedere uno spargimento di sangue. Tutte cose non corroborate dalla verità, no? Addirittura, se vi ricordate, comparve la riproduzione di discussioni, di dialoghi tra Bin Laden e altri capi di Al-Qaeda. Non si capisce come li abbiano registrati, non si sa. In una grotta dell'Afghanistan, come è stato possibile? Eppure la gente ci credeva, leggeva queste notizie sul giornale e ci credeva. Ecco, crollano le torri gemelle, non rimane in piedi nulla, però c'è il passaporto, ecco, di Saddam al-Sukani, trovato tra le macerie del World Trade Center. Com'è possibile questa cosa? Oppure addirittura mezzo bruciacchiato, quello di Ziad Jarrah, trovato tra le macerie dell'aereo UA-93. Quindi tutte questioni, come dire, ecco, cosa potrebbe essere stato? Il Global Hawk, o vuol dire falco. Questi sono aerei telecomandati. Qualcuno si è chiesto, e se magari erano aerei telecomandati quelli che sono andati a impattare contro il World Trade Center? Non lo sappiamo, ma l'ipotesi è probabile. Ecco, 9-11 was an inside job. Questa è una maglietta che girava negli Stati Uniti, e gira ancora. È stato un lavoro organizzato dall'interno. Poi ci sono strane cose, qui ci sono delle masse nere sotto l'aereo che risultano incomprensibili. Poi qualcuno ha cominciato a giocare dicendo che c'era il diavolo, vedete, no? Questa cosa qui. Quindi sono nate le leggende sull'aereo. Ecco, vedete, cade l'aereo, cadono le due torri, e questa è la torre numero 7, come vedete molto lontana dalle altre due. Gli interessi dietro l'amministrazione Bush, come il Council of Foreign Relations, la Commissione Trilaterale, il gruppo Bilderberg, hanno preparato e stanno ora realizzando una dittatura mondiale aperta entro i prossimi 5 anni. Questa è l'opinione di Johannes Koppel, ex ufficiale del Ministero della Difesa tedesco e consigliere di Manfred Werner, che è stato ex segretario generale della NATO. Ecco, poi qui Slezot, uccidete quelli che insultano l'Islam, poi tutta la campagna contro Osama Bin Laden, e poi dichiarò in una intervista, io adesso ve la faccio vedere, ma non sono stato io, cioè io sono un buon musulmano, sono qui nell'Emirato dell'Afghanistan, non c'entro nulla, ma questa intervista non è mai stata pubblicata e la trovate, guardate, in internet come l'ho trovata io, perché è crollato il B-17? Non si sa. Ecco, se voi guardate, questa è l'ubicazione, le torri gemelle, il numero 7, il building numero 5, che era proprio sotto le due torri, c'è scritto heavily damaged, gravemente danneggiato. Com'è possibile che questo è gravemente danneggiato e quello crolla addirittura per implosione verticalmente, come la numero 1 e la numero 2? E questo è un documento ufficiale. Ecco, questo è l'incendio che si era sviluppato, come vedete, molto insignificante, insomma, fu spento subito. Poi il ruolo di Rudolf Giuliani, non ne parliamo, una cosa vergognosa, ancora abbiamo visto dei servizi dove lui ricordava, veramente. Io sono convinto che lui sapesse come organizzare e depistare il tutto. Guardate, questo è il Palazzo Windows di Madrid, bruciò tutto, non crollò. Bruciò tutto, questo è il Palazzo di Madrid. Il Palazzo Windsor numero 2, anche questo, bruciato tutto, non crollò.
poi vediamo Osama Bin Laden, guardate, questa è la della faccia di Osama Bin Laden, questo non è lui, si vede a occhio nudo, non è lui. 2004 e 2007, guardate, addirittura è più giovane nel 2007 del 2004. Ma queste le abbiamo viste tutte queste immagini. Qualcuno ha sollevato il problema? Assolutamente. E questo è. Dice, io sono stato informato che sarei coinvolto nell'attacco dell'11 settembre. I try my best to avoid telling a lie. Sto provando a dire tutto per dimostrare che io non sto dicendo. Questa è l'intervista che non è mai stata pubblicata. Poi, l'altra questione, il gruppo Carlyle. Gruppo Carlyle, un potente gruppo economico, se voi andate a vedere in internet, vedete tutti i membri, c'è la famiglia Bin Laden e la famiglia Bush, che fanno insieme gli affari in questa corporation. Vari politici fanno o hanno fatto parte del gruppo come George Bush, suo figlio George Bush, James Baker III, Frank Carlucci, John Major, ex primo ministro inglese, Shefin Bin Laden, fratello di Osama Bin Laden, il gruppo è l'undicesimo fornitore di armamenti del Pentagono e uno dei primi dettaglianti dell'aeronautica americana grazie alle tre filiali United Defense, Volt Aircraft e Aerostructures Corporation. L'attacco al Pentagono, anche questo, alle 9.43. Ecco, vedete, quello è successo. Un Boeing 757 non poteva creare un buco così piccolo. L'aereo UA-93, dove è finito? Poi ci fu la teleconferenza di Richard Clark, il presidente ha ordinato l'uso della forza contro aerei non ostili, stiamo dando inizio alla COP, Continuity of Government, continuità del governo, quindi operativo. La CBS riferì che due F-16 tallonavano l'aereo UA-93 prima delle 10.06, l'ora in cui lo UA-93 si schiantò a Shanksville, nella Pennsylvania meridionale, a pochi minuti di volo da Washington. I rottami furono trovati fino a 13 km di distanza dal luogo d'impatto in direzione sud-est, ma questo materiale dell'aereo ha viaggiato dal cratere nella direzione del vento. Versione ufficiale offerta da Jill Longman, ex giornalista del New York Times. Quindi qui, come vedete, l'aereo è quasi intatto, mentre quelli sia del Pentagono che del Torre Gemelli si sono disintegrati. Sono entrati poi in un coltello del buco. 44 persone a bordo dell'aereo dovevano pesare circa 3.400 kg, disse il comune, erano stati recuperati solo 275 kg della settimana. Quindi anche qui c'è una non conformità. Poi le immagini le abbiamo viste. Dove era Bush? Bush era a Sarasota, presso la scuola elementare Emma Booker, dove stava ascoltando la favoletta della pecorella, mi pare la bambina. Arriva quello e gli dice, c'è stato l'attacco, le immagini le avete viste nel film Fahrenheit 9/11, e lui non fa la piega. Oh, io mi faccio la domanda, ma chi di noi, se fosse presidente italiano, e gli dicono, presidente Mattarella, c'è un attacco, come si chiama, la Torre di Torino? Ma voi pensate che Mattarella sta lì a aspettare, si alza su questo. Il collaboratore gli comunica il primo e secondo attacco alle Torri Gemelle, induce per 25 minuti. Dal retto dell'aula della scuola, l'addetto stampa Ari Fleischer, questo qua, ebreo sionista anche lui, doppio passaporto, guardate, tenne in evidenza un foglio di carta con queste parole a grandi caratteri, non dica nulla però. Quindi gli dicevano che cosa doveva fare. Bush sapeva, ecco questo è il mio posto, quindi non è roba nostra, Bush sapeva che la sua condotta fa pensare che sapesse qualcosa. Il volo di Bush dopo l'attacco sull'Air Force, guardate quel giro che ha fatto. Quindi, una cosa incredibile, Cheney era nel bunker della Casa Bianca, l'Air Force One era il prossimo, poco dopo il decollo dell'aereo presidenziale, Cheney informò Bush di una minaccia credibile contro l'Air Force One. Servizi segreti avevano ricevuto una chiamata anonima, l'Air Force One è il prossimo. Chi aveva parlato conosceva i codici segreti di Bush. Ora tocca all'angelo, vedete, Angel is the next. Il giornalista Bob Woodward, ve lo ricordate, no? Fece il seguente resoconto, quello del Watergate. Alle 10.30 circa Cheney si mise in contatto di nuovo con Bush sull'Air Force One in volo verso Washington. La Casa Bianca ricevette una minaccia che diceva ora tocca all'angelo, poiché Angel è la parola in codice dell'Air Force One, era possibile che i terroristi avessero informazioni ristrette solo a un piccolo gruppo di persone. Poco dopo l'aereo cambiò rotta e volò verso la Louisiana.
Condoleezza Rice gli chiedono: l'11 settembre c'è stato un rapporto secondo il quale è arrivato un messaggio che annunciava: stiamo per colpire l'Air Force One, il quale utilizzava il linguaggio in codice specifico che rendeva la minaccia credibile. È vero? E lei dice: è vero. Quindi abbiamo una talpa da qualche parte? Non è chiaro come sia stato ottenuto questo nome in codice. Siamo una società molto aperta, penso che nessuno si sorprenda se vi sono fughe di notizie. Così non so. È possibile che il nome in codice sia trapelato molto tempo fa e sia stato semplicemente utilizzato. Come può accadere una cosa del genere? Non lo so, non lo so. Ovviamente stiamo esaminando la cosa con rigorosa attenzione, ma le dirò che quelle erano quelle sufficienti dal nostro punto di vista per predisporre immediatamente speciali misure di sicurezza per proteggere il Presidente. Ma di questa cosa io sono convinto che molti di voi ne hanno sentito parlare per la prima volta. È vero? Joe Jolist Joe Next, ma come voi lo sapete? No. Questo. Il caso di William Rodriguez. Questo era, come dire, giudicato un eroe. Ci sono così tanti eroi qui oggi, fuggiti esempi della resistenza alla tirannia, del dire la verità nonostante le avversità. Chi è? Questo è l'ultimo sopravvissuto. È riuscito a salvare diverse persone e si salvò proprio per il rotto della polizia. Bene, va in Malesia, durante un giro, diciamo così, di pubbliche relazioni, ci sono appena tornato alla Malesia, abbiamo raccontato la nostra storia al dottor Moratin Mohammed, un uomo più influente del paese, che ci ha aperto la possibilità in tutto il mondo. È stato un momento storico, perché è stata la prima volta che un sopravvissuto si è recato di persona in un paese musulmano per parlare dell'11 settembre. Ha avuto un forte effetto su di loro. Abbiamo criminalizzato e demonizzato il mondo islamico per l'11 settembre. Quindi che l'ultimo sopravvissuto sia andato là a raccontare loro cosa accade veramente è stato illuminante per loro. C'era il dottor Mohammed, un consigliere delle Nazioni Unite del secondo incontro, e la copertura mediatica è stata nazionale. Siamo stati ospiti di ogni show televisivo, siamo stati presenti per 10 giorni, in prima serata alle news d'apertura, ogni singola notte. E quando sono andato via, venerdì scorso, l'opinione corrente con il giornale nazionale era che l'atteggiamento dei malesi verso l'11 settembre fosse cambiato per sempre dopo la nostra vista. Perché? Perché lui ha detto: non condivido la versione ufficiale. Infatti, dopo essere stato presentato come un eroe, è stato boicottato da tutti. Infatti, se n'è andato in Malesia, in un paese musulmano, a dire la verità su quello che aveva visto, cioè quella versione non sta in piedi. Questo è il caso di Rodriguez, il caso di William Rodriguez. Questo è il caso. Cosa accade dopo l'11 settembre? Ci fu poi tutta la questione delle armi di distruzione di massa. Poi ci fu, queste sono le immagini di Abu Ghraib, queste sono immagini di bambini iracheni che sono stati uccisi con le armi chimiche proibite dalla Convenzione di Ginevra degli americani. Se andate nel mio blog troverete un articolo di Robert Fisk, grande giornalista inglese, grandissimo. Per me è una fonte di informazione attendibile, perché è, credo, il migliore giornalista al mondo, uno dei migliori al mondo sulle questioni mediorientali. Dopo intervista dei medici che dice sono nati dei mostri, bambini che non le descrivo perché sono stanotte non dormite, no? Dei mostri, conseguenza delle armi chimiche che gli americani hanno adottato per buttare giù Saddam. E quello fu, come diceva il generale Wesley Clark, la seconda operazione dopo il bombardamento in Afghanistan. Quello di deporre Saddam Hussein attraverso una menzogna, le armi di distruzione di massa, che non sono state trovate e che non c'erano. Si sono impossessati del petrolio, hanno messo un governo amico e hanno sfasciato, distrutto l'Iran. Bene, chi ha voluto affermare la verità è stato fatto fuori, questo è un giornalista della BBC, Andrew Gallagher, che è stato trovato ucciso per aver contestato la versione dell'11 settembre. Was killed, murdered? Qualcuno ha detto che si era suicidato, ma sono quelle cose strane. Poi un'altra grande figura che ha avuto un ruolo criminale infame è stato Tony Blair, l'abulista, che ha mandato a morire centinaia, decine di soldati, giovani soldati inglesi, per niente in Iraq. E poi le madri, durante una famosa dimostrazione davanti al Foreign Office, giocando sul suo nome, anziché chiamarlo Bella, l'hanno chiamato Blatter, bugiardo, che lui ha raccontato una versione menzognera assieme a Bush di quello che era successo in Iraq, del fatto che non c'erano assolutamente le armi di distruzione di massa. Quindi questo è stato
l'11 settembre. Poi abbiamo avuto le deposizioni del soldato Bradley Manning, che addirittura è stato condannato a 20 anni, mi pare, di carcere per aver rivelato alcuni segreti grazie a Julian Assange e WikiLeaks. E così ho finito. Vi ringrazio.